Ieri a Sulmona, nell'auditorium dell'Agenzia di Promozione Culturale di Piazza Venezuela, si è tenuto il secondo convegno di storia dal titolo Il 1848 in Abruzzo. Un appuntamento organizzato dall'associazione che fa capo a un grande esponente del Risorgimento peligno, Panfilo Serafini. La storia è sempre maestra e da essa acquistiamo la nostra identità. In ogni caso, ha ricordato il professor Franco Pelino, il primo passo è conoscere la storia e dopo gli atti del primo convegno, freschi di pubblicazione, abbiamo riscontrato un deficit di conoscenza proprio del vissuto risorgimentale del nostro territorio. Bisogna conoscerla la storia perché per quanto riguarda i giovani soprattutto non la conoscono quasi per nulla, quindi la storia potrebbe essere maestra se già intanto fosse conosciuta. Siamo purtroppo a meno uno, diciamo. E quando si discute, soprattutto si cerca di discutere vedendo luci ed ombre di tutto il fenomeno del periodo risorgimentale, il lavoro è sicuramente foriero di buoni risultati, speriamo così anche per questo convegno. Tornando al tema del convegno, ci domandiamo com'era l'Abruzzo nel 1848? L'Abruzzo naturalmente faceva parte del Regno dei Borbone ed non era così pacifico come si immagina, perché c'erano dei fermenti abbastanza vivaci sia a Sulmona che a Pratola che all'Aquila, per non dire altrove nel Teramano. E, insomma, avevamo vari personaggi abbastanza inquieti come il Serafini da noi, Dragonetti all'Aquila, e poi ci fu nel 48 la rivoluzione di Pratola ad opera di circa 400 contadini che assaltarono una casa patrizia e fecero qualcosa come 10 morti. Quindi fu un 48 abbastanza caldo. Altro scopo dell'iniziativa è stato quello di divulgare le testimonianze storiche dei patrioti locali che sono caduti nel dimenticatoio, come Gabriele Tedeschi, la cui figura è stata narrata con dovizia di particolari dalla dottoressa Enrichetta Santilli. Il Risorgimento, spiega, ha iniziato a interessare gli storici soltanto da poco tempo. Questo periodo, il periodo risorgimentale, solo da poco ha iniziato ad interessare effettivamente gli storici, per cui sia la bibliografia sia i documenti sono pochi e bisogna andarli a cercare negli archivi e nei archivi della Corte d'Appello, dell'abolita Gran Corte Criminale che era che governava gli organi di polizia dell'Ottocento, prima dell'Unità d'Italia. Il mio intervento ha come titolo Gabriele Tedeschi, patriota dimenticato. Dimenticato perché in realtà le notizie, la sua biografia è tutta raccolta nei documenti, quindi negli archivi. È stato pubblicato pochissimo, per cui la maggior parte delle persone, il pubblico, non è a conoscenza di questo personaggio. Quindi l'intervento ha lo scopo, ecco, di divulgare la figura di questo patriota, di farlo conoscere un po' al grande pubblico, ed è anche un invito agli storici di seguire questa traccia per poter darci qualche notizia in più. E se il convegno ha voluto evidenziare le peculiarità storiche del Risorgimento abruzzese, non ha voluto di certo tralasciare la storia del capoluogo di regione che in quei tempi si presentava più maturo rispetto agli anni 21. Con l'avvento del periodo costituzionale l'Aquila, spiega il professor Walter Capezzali, ebbe una stagione abbastanza vivace. I grandi nomi del posto, da Luigi Dragonetti a Angelo Pellegrini, a Pietro Marrelli, sia diciamo costituzionalisti di stampo moderato che di stampo mazziniano, per così dire, troviamo un nuovo intendente della provincia, cioè quello che l'intendente allora era, corrispondeva alla figura del prefetto, che è un vero rivoluzionario. Cambia il titolo al periodico, al bollettino della prefettura, della intendenza, lo chiama Giornale Costituzionale. È Mariano D'Ayala, di origine napoletana, una delle figure più di spicco, che proprio dopo la parentesi aquilana sarà condannato a morte perché, per aver difeso il tricolore in alternativa alla coccarda rossa dei borbonici.